Salve a tutti Blazers e benvenuti in questa quarta puntata di Planetary Confinement. Ragazzi, siamo alla quarta puntata, so che qualcuno di voi si sarà perso la terza puntata perché il giorno in cui è uscita YouTube faceva i capricci, non ha inviato i feed fino a mezzanotte, quindi sono sicuro che qualcuno non l'ha vista. E nel mentre ci invadono gli alieni, anche mentre vi spiego l'introduzione, vi volevo solo dire che la terza puntata c'è e la trovate sul canale, basta che scrolliate un attimo e vedrete che la trovate. Per il resto io devo mangiare, quindi mi magno con questa nonchalance incredibile una delle tre patate che ho cotto, dimenticandomi di tenerne una da parte per fare la farm. Che ci fai qua fuori? Oh no 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 no! Ehi, amico! Sono l'idraulico, mi apra! Sì, beh, effettivamente c'è un problema con questo macchinario. Lo può risolvere lei? Anch'io sono l'idraulico, apra tutti e due. No. Perché stanno facendo la breakdance? Perché girano come trottole, come Beyblade? No, guardate, io non vi vorrei aprire, non mi fido tanto, non credo che siate degli idraulici. Comunque, proseguiamo con la missione numero 11. Dobbiamo forgiare dell'acciaio. Per forgiare l'acciaio abbiamo bisogno di 3 lingotti di ferro, 3 di zinco e 3 pezzi di coal o charcoal, quindi di carbone o di carbonella. È un bel prezzo da pagare, diciamo, ma l'acciaio è un importante materiale per craftare gli oggetti. Per cui zinco e ferro, perché noi possiamo solo, vabbè, l'iron block non lo possiamo fare, possiamo solamente fare questi blocchi qui. Quindi ragazzi, ne abbiamo bisogno un bel po', ce ne servono 3 di lingotti. Prendiamoci tutto il ferro che abbiamo e lo zinco. Il ferro, questo è oro, iron dust, eccoci qui. E il charcoal, non ne abbiamo più in realtà di charcoal. Purtroppo questo coso è buggato, porca troia. Allora, iron. Iron. Ah, devo mettere un pezzo per volta, che palle. Vai così. Dai, iron. Ok, iron or dust. Can be smelted. Per cui noi lo mettiamo qui. Lo smeltiamo con il legno, perché il carbone ci serve comunque. E intanto ne facciamo altri 2 pezzi. E ci facciamo anche lo zinco. Quindi 1, 2... E me ne serve un altro però, me ne serve un altro. Non ho più zinco, porca troia. Abbiamo bisogno di sabbia da filtrare. Il problema è che è buggato quell'oggetto lì. Ragazzi, perché questa mappa è fantastica, però deve essere buggata? Fammi vedere che funzioni oggi. Sì, funziona! Vai così, ragazzi! Lasciate un like perché funziona la macchinetta! Che culo! L'altra volta si era buggata tutta. Oh, una buona notizia. Abbiamo dei sassolini e non abbiamo una minchia di quello che ci serve. Vabbè, comunque funziona, quindi l'importante è quello. Ehi, 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 chiudi la porta, maleducato. Chiudi la porta. Chiudi la porta! Ti ho detto che devi chiudere la mia porta. Vaffanculo! E insomma, raccogliamo della sabbia in questo caldo deserto. Oh merda! Oh merda, no! Oh cazzo! Mezzo cuore! Mezzo cuore! Mezzo cuore. Ho fatto un salto che neanche ho olio cuore, tra l'altro. Spavento. Stupidi creeper. Ta 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 ta. Minchia, fai fuori tutto. Solo una redstone. Una polvere di redstone. Tutto qui. Amico. Tutto qui. La carbonella la possiamo fare. La possiamo fare con i tronchi. E no, non ti ho visto, guarda. Non ti ho visto. Ma stai tranquillo proprio. Stammi lontano, stammi lontano. Ok, ok. Anche loro droppano il carbone, effettivamente, eh? Sono utili. Vedete, ne abbiamo già 2, perfetto. Nel frattempo che mi mangio l'ultima patata, mi devo anche bere dell'acqua, perché ci sta scendendo l'idratazione, quindi è importante. No, ti sei buggato again. Dai, 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 ti prego. Si è buggato ancora. Sì. No, non si è buggato. Ci siamo. Ma una risposta. Dai così. Dai così. Droppami roba. Ce la puoi fare? Non ce la può fare. Cosa mi ha droppato? La redstone. Ma lo zinco non lo cagano da nessuna parte. Aspetta. No. No, pensavo che erano altre patate. Lemongrass? E qua che minchia c'è? Ma vai, ma vieni! Guardate quanti minerali! Questa è... cos'è? Netherrack, mi sa. E qua...
Ok, ci sono i minerali, come li raccolgo però? Posso craftarmi un piccone in qualche modo, amico? Un piccone, tools, pickage, steel pickage. Sì, però mi serve l'acciaio per farlo, quindi è tutto inutile. Porca Eva, l'ho trovato, ce l'ho qui sotto il naso, non lo posso prendere, che fastidio. Attenzione, posso anche cucinare la carne di zombie? Che figata. Fare il succo di cactus, anche con gli occhi, e la lemongrass. Perché a me basta prendere il sale, mettiamo sale di qui, sale di lì, rotten flesh, e abbiamo della carne essiccata, praticamente, della carne stagionata. Questo con l'occhio, giusto? Così, forse? Esatto. Instant damage. Ah, è una pozione. Ah, però posso farmi il succo di cactus. Ma no, è una pozione, no, che palle. Dai, droppa qualcosa, disgraziata. Dai. Sì. Allora, prima di tutto voglio farmi il succo di lemongrass. Se lemongrass sarà buono, dai. Proviamoci. Ah no, serve la bottiglia d'acqua proprio. Oh, salute istantanea. Ecco, vedi, una cosa buona, finalmente. E possiamo anche farci il robo di zinco. Eccoci qui. E lo mettiamo a cuocere. Tac. Missione completata. Pronto? Sì. Lo dobbiamo craftare noi, probabilmente. Quindi andiamo a vederci come si crafta. Così. E così. E abbiamo lingotto uno solo di acciaio. Quest completata. Porca Eva. Leave me alone. C'è un gioco di parole carino. Cosa dobbiamo fare? I blocchi di terra non servono a molto, diciamo. Usiamo queste foglie per un miglior utilizzo. Utilizza due ingot di acciaio galvanizzato per craftare le forbici. Quindi inizia a collezionare alcune foglie e ti mostrerò che cosa fare con esse. Ah, ok, ne abbiamo già due. Meno male che ne abbiamo già due. Non l'avrei mai rifatto, veramente. Ok, possiamo collezionare i vine. Finalmente. Vai! Sì! Vai così. Vai così. Non rompere i coglioni, tu. Non rompermi i... Marones! Muori! Cosa mi hai droppato, tra l'altro? Non si sa... Una carota! Una carota! Cazzo, che culo! Possiamo coltivare, ragazzi! Questa non la mangio assolutamente. Questa la dobbiamo utilizzare per coltivare. Oh, una carota! Finalmente gira un po' la fortuna. Hiding decay. Con 9 foglie puoi fare un wet foliage. Quindi un fogliame bagnato. Se tu lo asciughi in una fornace, avrai il fogliame asciutto. Il modulo di crafting può compattare 9 fogliami asciutti in una cursed dirt, che sarebbe la terra, quella che non... la terra bruciata, quella su cui non cresce l'erba, praticamente. Quindi si fa così, giusto? Esatto. Ce ne servono 9 di quelli. Non mi cagate, fate finta di niente voi bestioline. Tranquilli, non vi faccio nulla. Voglio solo far crescere queste foglie e prendermele tutte. Vai così. Bella. Bella lì. Dai, ok. 7, vai, 8 e 9. Ok, a questo punto le dobbiamo mettere nella fornace. Ci servirà anche altro legno, perché mi voglio fare anche una zappa. Avrò altri arboscelli? Se non ho arboscelli e questo non droppa un arboscello, non ho mai più legno. Perché non ci penso alle cose prima di farle, cazzo? Ok, non mi devo far prendere dal panico. Magari ce n'è uno nella chest e non me lo ricordo. Tu devi droppare un cazzo di arboscello. Mi raccom... Dai, su, ne avrò lasciato uno nella chest. Mica sono così idiota. Almeno fatemi piantare sta carota. Vi prego. Almeno questo. No, una tempesta di sabbia. Ma dai, ma non c'è tregua in questo gioco. Non c'è tregua. Non... Vabbè, ok, tanto siamo fuori di casa, quindi non è che... Cioè, so dove mi trovo, non è quello il problema. Il problema è che... Oh, cazzo, i ranni! No, non mi devo perdere, non mi devo perdere, entra, 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 chiudi! No, chiudi! Oh, ok, ragazzi, comunque abbiamo 9 di questi. Quindi a questo punto dobbiamo metterli qua dentro. E abbiamo craftato la Curse Dirt. Ok,
quest completata. Fatti del pane, baking bread. Sì, stai per caso finendo il cibo a questo punto, mi sa. Fortunatamente ora che abbiamo un po' di terra puoi iniziare a fare una farm. Fatti una zappa, l'ho già fatta. Fai crescere del fieno e fatti del cazzo di pane, pezzo di idiota. Però intanto io ho bisogno di mangiare. Chiudi sto cazzo di porta! Ok, e ce ne rimane comunque tanta da piantare. Perfetto, ci mettiamo qui. Prendi anche questo. Oh porca troia! Oh porca troia, andate via! Andate via! Chi è che mi attacca alle spalle? Chi è che mi attacca alle spalle? Mi lasciate fare il mio dovere un attimo? Un attimino solo. Grazie. Grazie. Dai, porca Eva! Ma lasciami un po' in pace! Devo solo piantare una roba. Tac. Pane. Oh, abbiamo due panini adesso e abbiamo completato anche questa quest. Quindi ragazzi, ora mi posso organizzare una farm, almeno abbiamo il cibo per sopravvivere e speriamo di finire presto, di salvarci presto da questo pianeta deserto perché non ho più alberi. Ho fatto una cagata enorme, altro che le patate, ragazzi. E se vi siete divertiti con i miei fail, allora lasciate un bel like, un commento, una condivisione e noi ci vediamo nella prossima puntata. Nel mentre sto fumando... Perché? Cosa stai petando? Cosa stai facendo? Temperatura 82? Sta andando a fuoco il personaggio, sta! Ma sei fuori? Ok, tutto sistemato. Ragazzi, ci vediamo nella prossima puntata. Un saluto da Eren Blaze. Ciao a tutti!